popolo di Mani Piccole è stato catturato dal vento. Il drago Sputafuoco potrebbe farlo tornare, ma, ahimè, il re lo ha allontanato dal paese quando era ancora cucciolo. Ora lui è un grande drago, molto più saggio di un tempo. Saprà riscattarsi, farsi perdonare e nel paese di Mani Piccole per sempre restare. Se sei interessato, contattami. I personaggi di questo libro sono raccontati anche in un bellissimo copione teatrale, disponibile nel formato ebook a partire da maggio 2017.